forti con i deboli e deboli con i forti, il motto diventa evidente il 23 febbraio nelle scene dello scontro tra forze dell'ordine governative e giovanissimi studenti in corteo per la pace. Il presidente Mattarella richiama il governo: questo è un fallimento. Il presidente Vincenzo De Luca ricorda a tutti: tensione. Appena una settimana prima la polizia di Stato aveva sbarrato la strada a me, presidente di regione, che insieme a centinaia di sindaci del sud manifestavamo pacificamente contro l'autonomia differenziata, che divide pericolosamente l'Italia. Il ministro dell'interno Piantedosi. Prima sembra impressionato dal rimprovero ricevuto dal presidente della Repubblica, per l'uso di gratuita violenza su giovanissimi inermi, poi, confortato dalla presa di posizione della premier Meloni, risponde alla Camera dei Deputati che non deve essere messa in discussione l'autorità della polizia, gli fa eco la prima ministra, quasi a voler strappare con il Quirinale. Dopo la sconfitta in Sardegna la tensione è interna nella coalizione di destra che regge il governo e alle stelle ed il nervosismo porta a commettere sgarbi istituzionali e strategici. Intanto la vittoria di Alessandra Todde in Sardegna ha acceso la speranza nel PD di poter contare sull'alleanza con i 5 Stelle. E questo spinge i grillini campani, che in regione sono all'opposizione, mentre al comune di Napoli siedono in maggioranza, ad agitarsi contro De Luca nel tentativo di lastricare il cosiddetto campo giusto a favore del sindaco di Napoli, che, lo ricordiamo, fu eletto con il determinante aiuto di De Luca ed oggi è diventato, improvvisamente, smemorato. Lo stesso Manfredi, prima di essere sindaco di Napoli fu ministro dell'università ed ancora prima rettore dell'università Federico II, dunque tra i massimi artefici dei disastrosi sistemi di formazione professionale e quegli stessi medici che oggi mancano, in modo rovinoso, in tutta Italia ed in modo drammatico in Campania. Ciò porrebbe l'ex rettore ed ex ministro nella imbarazzante situazione di essere la persona meno idonea ad occuparsi in futuro del settore sanità che, al contrario, da tempo è al centro dell'impegno governativo di con queste premesse, la Campania. Tramite il suo presidente Vincenzo De Luca, si trova da tempo a battersi furiosamente su tre fronti. Contro l'arroganza del governo, che si scopre sempre più coercitivo ed intimidatorio, ed in particolare ostacola il doveroso esborso dei fondi di coesione, dovuti alla regione, per i quali, ha detto, recentemente la Corte dei Conti ha intimato al ministro Fitto di erogarli. Contro il disgregante disegno di legge sull'autonomia differenziata, che condannerebbe tutto il meridione ad un generale impoverimento e dal collasso di molti settori, primi tra tutti, sanità, assistenza, istruzione, trasporti. Contro la possibilità di ricandidare il presidente per un terzo mandato, allo scopo di completare l'attuazione del programma strategico di risanamento. Sulla volontà di ostacolare il terzo mandato, è utile ricordare che la stessa segretaria Schlein, pur di contrastare i suoi avversari interni, Bonaccini e De Luca, ha imposto ai suoi deputati di accodarsi, in Parlamento, alle decisioni di Giorgia Meloni.